Prego, vai! Vai! Ma vai tu! Andate piano, ecco appunto, appena detto. Casca intero. Eccoci qua! Allora, nuovo giorno, nuovo giro. Oggi è ricomparso Simo, non lo vedete più o meno dal giro in Dolomiti perché è stato latitante. Abbiamo acquisito Luca con la sua Specialized XC, quindi un vero muscolare che viene con noi a fare il giro. Allora, siamo al rifugio Col di Roanza, il nostro base camp, possiamo dire così. Tagliamo per un po' di trail, facciamo il trail del Ponte della Mortis, risaliamo a Case Bortot, velenosa, al riposo velenoso, scendiamo e da qualche parte arriviamo. Quindi ora corriamo che siamo in ritardissimo. Allora, traversino in piano, qua comodo comodo, poi ci buttiamo nel bosco. Prima discesina molto semplice e poi arriviamo giù di nuovo su un'altra strada sterrata. Siamo qua in tranquillità, poi ha piovuto l'altro giorno, quindi tutto è mega bagnato, c'è un sacco di foliage, super spassoso, non si sa cosa abbiamo sotto il culo. Poi qua è super radicioso, pieno di radici e sassi, quindi sarà particolarmente divertente. Dove vai? Comunque guardate che manico che ha Luca con la sua XC. Derapage, foliage e via. Guardalo come drifta. E qua c'è il pezzo mortale. Qua andate piano, ecco appunto, appena detto sì. Avevo appena detto nel video, qua c'è il pezzo mortale. Tutto a posto? Ok. Giù col bagnatino. Se uno non sa di quel pezzettino. Stava andando tutto bene, ma ti ho detto che l'avrei tirata. Dove? L'ultima curva bella a sinistra. Ah dai? Sì, sì. Anche visto. Quindi ora siamo arrivati al trail che porta al Ponte della Mortis, ma evitiamo delle riprese perché non è troppo bello. Basta sto perbonismo. Vai tu, vado io. No, vai tu. Prego, vai. Ma dai, vai. Ma dai. Ma vai tu. Vai che se no rimaniamo qua. Ma sì. Ma vai tu. Ma vado io. Ma va lui. Fatemi sapere nei commenti se anche voi quando fate le uscite in bici c'è questo perbenismo di vai tu, vado io. Ma no, ma vai tu. Ma sì, ma vado io. Tagliare qui. Hai fatto uno spesso? Se segui un paio d'alberi, secondo me. No, ma si può tagliare anche qua. Stavo guardando adesso, non mi sono mai fermato a guardarlo. Anticipi là, tagli qua e dopo ce la fai a farlo. Se invece lo prendi là. Sì, ma qua, sai che se te la prendi nelle chiappe finisci. Finisci. No, 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 da fermo. Tra l'altro fatemi sapere nei commenti se dopo una pioggia voi rinunciate magari a fare dei trail più impegnativi o se comunque vi buttate lo stesso per provarli. Vale! Ecco se il Ponte della Mortis. Ma cosa senti con una bicicletta così? Cioè, senti che balla tutto sì. Oppure... Sì, è come fare una... oddio, cioè... È una gravel advance. Sì. No, beh, è presente... Hai mai usato una gravel o una front? Sì, la front per andare a lavoro. Immaginati una front su un sentiero con qualche sasso smosso. Ok. Ecco, qui sono sassi tanto smossi, con una full la fai un po' meglio, ma in realtà basta avere manico e tecnica, cosa che io non ho. Basta molarla, dicono. Che qualità. Qua abbiamo delle opinioni divergenti, però noi siamo arrivati in questo bellissimo canyon dove potremmo fare un bagnetto magari più avanti e ora
E ora inizia la salita, amigos. Allora, siamo arrivati a Case Bortot facendo la salita e ora inizia la salita della morte. Questa è veramente la salita della morte. Massimo, mi ridici il tuo discorso del chi va forte, chi va piano, va sano e va lontano? No, allora, se tu non rischi vuol dire che non stai andando oltre i tuoi limiti. Se tu non stai andando oltre i tuoi limiti vuol dire che non stai facendo niente di nuovo. E almeno io così non mi diverto. L'ho parafrasato rispetto Aspetta. A prima, forse non rende uguale. Perla del giorno. Bene, si parte. Bene, questa salita allora conduce al Monte Eterno, è un bellissimo giro a piedi, sono 1100 arrivare su da qua e direi abbastanza impegnativo a piedi, non il classico giro della domenica, e in bici questo pezzo è ancora accettabile da fare, poi diventa mortale. Da apprezzare lo sforzo immane che sta facendo Luca, che se l'è spinta praticamente per tutta la salita. E guardate dai polpacci, non si può dire che non si è allenato, quindi è estremamente difficile questa salita. Siamo addirittura d'arrivo al nostro punto di partenza. Che figata! Madonna, anche chi mi fa il video! Yeah! Che spettacolo! Grande Simo! Yeah. Da qua, continuando, si arriva alla cima del Monte Eterne. Che spettacolo, eccolo Luca montato, che qualità, grandissimo. Anche lui arriva alla panchina del riposo velenoso ed è anche il nostro GPM. Adesso vi porto a vedere una chicca che c'è qua alla partenza del trail. Hanno fatto queste sculture di serpenti perché da qua, al contrario di come la facciamo noi in bici, c'è questa gara di corsa in montagna molto conosciuta qua nel Bellunese che si chiama La Velenosa, molto bella, se avete occasione di farla, e oggi noi la facciamo in bici, al contrario ovviamente in discesa, e decisamente il panorama merita tantissimo e ripaga della fatica che hai fatto a salire fin qua, giusto? Certo. Che qualità! Ora, dato che inizia ad essere freschetto, mi metto l'antivento molto velocemente. Ecco qua, antivento messo in 0 secondi. Adesso qua c'è tutto un pezzettino in piano, falso piano, un traversino e poi inizia la discesa vera e propria. Ok, allora inizia qua, pian pianino, la nostra velenosa. Il trail è diventato invisibile con tutto questo fogliage. Che divertimento! Io apprezzo un sacco il fogliage perché non si vede cosa c'è sotto, quindi ci si fida molto di più. Simo sta cercando di comprare casa. Bello questo taglio, non lo sapevo. Mamma mia, questo fogliage, che figata. Com'è Simo? Hai fatto male? Com'è Simo? È una schiata grossa. Sì? Sei arrivato con la testa. Minchia! Questa è la mia testa. Questo segno con la mia testa. Merda! Ma cosa è successo? Se ti è partita su una distanza? Sono andato a fare il controllo completamente. Che troia. Ma te sei a posto? Ah, non so, sento un po' di dolore qua.
Vai pian pianino, sediti giù un attimo. No, allora, se tu non rischi vuol dire che non stai andando oltre i tuoi limiti. Se tu non stai andando oltre i tuoi limiti vuol dire che non stai facendo niente di nuovo. E almeno io così non mi diverto. Casca intero. Beh, qua hai tutto un alone rosso, tipo una vescica qua. Cioè, non so se vescica o vena. Hai preso una bella tega, sediti in secondo, riposati un attimo. Ok, allora, Simo pare stia bene. Qua andiamo piano perché se uno fa il volo qua non fa proprio una bella fine. Bisogna sempre stare all'occhio, ma come ha detto lui prima della salita, se uno non va oltre il limite Vediamo se per di qua si va. Un bel taglione. Ah, che spettacolo! Che luce! Ok, che situazione romantica, Simo! Che Goldi! Siamo con una bellissima Goldi. Luca ci dimostra le sue abilità tecnico-equilibristiche pedalando senza mani. Io e Simo è meglio che le teniamo, tu soprattutto, Simo, dopo il volo che hai fatto prima è meglio se le tieni sul manubrio. Ma che robetta! Sì! Adesso noi tagliamo per questo prato e andiamo giù nel boschetto. Mamma mia, ci dà proprio via qua col percorso XC. Ok, allora siamo usciti dalla variante del Bosco delle Castagne che Simo non aveva mai fatto, neanche tu Luca, giusto? No, l'ultima parte no. Ok, quindi variante carina, ho scoperto di essermi ferito la gamba con un sasso prima, ma poco conta. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e niente, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Al prossimo video!